Ciao a tutti, come ridurre l'autostima in 5 mosse? Allora, il primo punto, se vuoi abbassare la tua stima, è non assumerti mai nessuna responsabilità. Lascia che siano gli altri a prendere le decisioni al posto tuo. In questo modo riuscirai ad abbassare rapidamente la tua autostima. Come secondo punto, diciamo, evita ogni situazione che non sia perfettamente conosciuta. Resta sempre all'interno della tua zona di comfort, non fare un passo in più rispetto a quelli che hai fatto normalmente, a quelli che sai fare, alle zone conosciute, perché altrimenti rischi di migliorare l'autostima. Invece, se tu resti sempre dentro la tua zona di comfort, se resti dentro la tua zona di abitudine, fai tutto per abitudine, vedrai che la tua autostima continuerà a scendere tranquillamente. Poi, come terzo punto, usa frasi autosvalutanti, ditti sono un coglione, sono un deficiente, non ne faccio bene una. Usane parecchie in modo massivo e vedrai che anche qua riuscirai piano piano a far scendere la tua autostima. E poi, altra cosa importante per abbassarti la stima, devi concentrarti sugli errori. Concentrati sempre su tutti gli errori che fai, evidenziali, vedrai che ce la farai, insomma, mai sulle soluzioni, solo sugli sbagli e sugli errori. Poi, altra cosa importantissima, il quinto punto, e così dai, diamo sto KO all'autostima, e sei contento, contenta, devi dipendere dal giudizio degli altri, cioè quello che gli altri dicono deve essere per te il Vangelo. Se dicono che sei cretino o cretina, è vero, giustamente lo dicono, altrimenti perché lo direbbero? Quindi cerca di essere il più dipendente possibile dal giudizio degli altri e in questo modo gli diamo il colpo di KO e vedrai che abbiamo risolto il problema della stima, l'abbiamo seppellita, morta e sepolta e quindi puoi andare tranquilla o tranquillo. Bene, per questo video è tutto, se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!